Bentornati amici di Telegolfo, siamo ancora qui, ancora con Overtime, ancora per seguire le notizie che riguardano le squadre del nostro territorio. Partiamo bene perché è già stata una settimana di prime volte in Serie D, dove il Fondi ha trovato il primo punto in trasferta e la prima vittoria stagionale. Nel turno infrasettimanale la vittoria 2-0 contro il Serpentara, squadra neopromossa, trascinata il Fondi da Meloni e Tiscione, andati in gol sia nella partita infrasettimanale appunto contro il Serpentara che contro nella trasferta di Pomigliano. Vittoria diciamo 2-0 nel turno infrasettimanale, pareggio invece 2-2 contro il Pomigliano questa domenica. Attenderà adesso la squadra di Pocheschi il turno contro il Francavilla, unica squadra a punteggio pieno, trascinata da Aleksić, capocannoniere del campionato. Andiamo avanti, dobbiamo dare notizie sull'eccellenza perché è stata una giornata così per quello che riguarda le squadre coinvolte nel nostro TG, nella nostra trasmissione. Partiamo con il Minturno che inizia bene la trasferta di questo campionato. Sappiamo il Minturno, squadra che ha sempre faticato nella scorsa annata per quanto riguarda le partite fuori dal campo del Rolando Conte, del Carafa Conte, invece ha trovato un pareggio 2-2 contro il Palestrina, in gol due nuovi arrivati, Castiglione e Venerelli. Noi andiamo a vedere un estratto dell'intervista al capitano Luca Sica, ospite nel nostro studio. Eccoci qua con Luca Sica, una vera e propria bandiera del Minturno, difensore centrale della squadra di Pernice. Luca, buonasera, benvenuto. Salve. Prima domanda, facciamoti conoscere un po' dai nostri amici a casa. Parlaci un po' di te, da quanto tempo giochi con Minturno? Come abbiamo detto, sei una vera e propria bandiera della squadra. Beh sì, praticamente da sempre, non ho mai cambiato squadra, sono sempre rimasto fedele ai colori rosso-blu. Da quanti anni avevi quando hai cominciato? 5 anni e mezzo. Già 5 anni, sì, da piccolissimi vi coltivano proprio. Ho fatto tutte le categorie e sono sempre rimasto qui a casa. Perché una cantera è una serra quella del Minturno, vi prendono da piccoli e vi crescono così, piano piano. Quindi come tu sei chiaramente uno dei difensori centrali, io ti faccio un po' di complimenti perché oltre che essere un mio caro amico da tanto tempo, diciamo, ti arrattiamo un pochino, avrai avuto sicuramente proposte da altre squadre, ma hai sempre scelto di rimanere a casa. Beh sì, in passato sì, però il discorso è sempre stato che il pallone è venuto diciamo quasi prima di tutto. Ho pensato anche molto a fare altro, soprattutto a studiare, e quindi non mi sono potuto muovere anche per questo motivo, perché poi avrebbe tolto del tempo necessario per la mia istruzione, sia a livello di scuola superiore che universitaria, quindi testa sulle spalle, in campo e fuori. Fino a quando sarò ben accetto a Minturno, non penso che smetterò tanto facilmente di giocare qui. Bene, adesso parliamo un pochino di quello che sta succedendo quest'anno. Noi sappiamo che tu ti trovi in una situazione un po' particolare perché hai perso un po' tutti i tuoi compagni, i tuoi punti di riferimento in reparto. Nonostante questo, nell'ultima settimana è arrivato già il primo punto in trasferta. L'anno scorso avete dovuto faticare parecchio per arrivare a questo risultato, adesso già la terza di campionato avete un punto conquistato lontano dalle mura del Rolando Conte. Sì, esattamente. Sopperire alle assenze gravi che sono arrivate a inizio mercato non è stato per niente semplice, visto che sono andati via 7 titolari, di cui almeno 5
insieme a me e insieme ai quattro che sono rimasti, erano titolari con il mister Gennaro Pernice ai giovanissimi regionali di 10 anni fa, 12 anni fa, quindi è proprio una squadra cresciuta tutta insieme fin da piccoli. E abbiamo sempre parlato del discorso nostro del campo, la nostra forza, la nostra grande virtù, e quindi tutti i punti conquistati l'anno scorso, la maggior parte sono stati fatti lì, e la nostra più grande difficoltà è stata farne fuori. Fortunatamente ieri è andata bene e abbiamo conquistato il nostro primo punto fuori casa, anche se la partita non era partita, non era andata benissimo, inizialmente stavamo perdendo 2-0, poi siamo riusciti a raddrizzare e addirittura nel finale quasi a sfiorare una clamorosa vittoria. Noi sappiamo comunque che la vostra squadra ha la fama di essere una squadra che non molla mai fino a oltre il 90° minuto di gioco. È un atteggiamento che a quanto pare è stato ben recepito dai nuovi acquisti, perché il pareggio è stato raggiunto proprio con due gol di Castiglione e Venerelli, che sono due nuovi innesti. Venerelli in particolare lo stiamo vedendo abbastanza in forma in questo inizio di campionato. Esatto, ineccepibile. Soprattutto i nuovi arrivati hanno acquisito subito la nostra mentalità, anche grazie ai miei compagni di vecchio reparto, tipo Cenerelli, Martino, l'altro Cenerelli che ormai è diventato un senatore. Sono riusciti a indottrinare questi nuovi arrivi e si stanno comportando in maniera, non dico meravigliosa, ma proprio ci manca. Soprattutto, hai detto bene tu, il reparto d'attacco con Venerelli e Cenerelli sta facendo molto bene queste prime gare iniziali. Un grande pregio e un grande difetto della tua squadra. Il grande pregio è la cattiveria agonistica. La cattiveria agonistica e la voglia di non perdere assolutamente la partita. E forse il difetto è che spesso e volentieri il pregio è un eccesso, quindi mi trovo in 10 una domenica sì e l'altra no. Abbiamo visto anche nella gara casalinga spesso rincorrere e portare via di peso i tuoi compagni dalle zone di conflitto, dalle discussioni con Esattamente. l'arbitro. In teoria sono il capitano della squadra, ma mi sento più uno sceriffo quando devo fare queste situazioni, però è proprio l'eccessiva foga di alcuni miei compagni di squadra che se viene un attimo calmata, se viene un attimo limata, forse gli fa fare il vero salto di qualità, perché comunque non abbiamo una rosa ampia, non abbiamo 20-30 giocatori, un pacchetto di squadra molto vasto da dove poter attingere la riserva dell'under oppure la riserva dell'anziano. E quindi se mi mancano due o tre pedine fondamentali, perché comunque paradossalmente quei 6-7 sono sempre i soliti titolari, se mi mancano quelli poi diventa difficile andare a sopperire, con tutto il rispetto dei miei compagni, che se manca un Neri, se manca un Martino, se manca un Cenerelli in porta, l'under che lo va a La sostituire cosa è un attimo differente, diventa un questo po' più sì. pericolosa. Voi avete la possibilità adesso di allungare un po' la vostra striscia positiva, perché andate a giocare, andate, tornate a casa, vi aspetta l'Arce, ultimo in classifica, 0 punti, è un'occasione da non perdere. Assolutamente, anche se sarò banale, ma la partita non va assolutamente sottovalutata, perché comunque anche l'Arce, se mi metto qui a dire i nomi, ho giocato contro di loro spesso e volentieri quando eravamo in promozione tutti e due, loro sono saliti l'anno scorso, hanno fatto il nostro stesso percorso, hanno vinto la gara dei quarti e poi sono saliti per ripescaggio, a giocatori importanti anche l'Arce. Noi abbiamo la fortuna che quel campo ci trasforma tutti e 11, tutti e 18 quando ne siamo, quindi sono buone possibilità di portare a tre risultati utili consecutivi e andarci a giocare poi il big match a Cassino per ritrovare un mio vecchio compagno in maniera molto più tranquilla e Chiaramente la seconda trasferta di questo campionato per la squadra di Pernice. Domenica vittoriosa per quanto riguarda il Gaeta di Melchionna, che asfalta 5-0 il Nettuno nella gara casalinga, nella seconda gara casalinga di questo campionato. Noi andiamo a vedere l'intervista a Melchionna realizzata da Felice Giorgio Pantanella. Ieri appunto al Comunale di Monte San Biagio 5-0, dimostrazione di una superiorità per tutta la gara. È stata una partita importante, cioè dovevamo assolutamente riscattare le ingiustizie che abbiamo subito a Colleferro, no? Per quanto riguarda sicuramente gli avversari, per quanto riguarda anche i miei due gol annullati, perché a detta di tutti e di noi che eravamo lì, insomma, erano due cose regolari.
quindi ci tenevamo subito, i ragazzi ci tenevano subito a riscattare quella sconfitta e fare una grande prestazione. Quindi devo dire che i ragazzi sono stati veramente bravi ad entrare in campo con la giusta attenzione, la giusta concentrazione e da subito mettere la partita sul binario giusto. Rispetto a Colleferro, a livello tattico è cambiato qualcosa oppure più o meno la squadra si è comportata allo stesso modo? Ma rispetto a Colleferro sicuramente abbiamo avuto un maggiore equilibrio pur mantenendo comunque la squadra offensiva, ma insomma la nostra squadra andiamo a analizzare 3 partite di 10 gol, è stata uscita proprio importante, soprattutto nel reparto avanzato. Abbiamo cercato di variare qualcosina in mezzo al campo, di dare più equilibrio soprattutto nelle ripartenze avversarie, perché Colleferro abbiamo pagato a caro prezzo, soprattutto dopo essere andato in vantaggio delle ripartenze, quindi con un maggiore equilibrio. Poi sicuramente l'innesto di Terracciano ci ha dato ancora più esperienza e più qualità dietro, insomma tutto questo siamo riusciti, insomma, non solo a non subire gol, ma a non subire nemmeno tiri in porta. Quindi questo è importante per noi, perché ecco, era quell'equilibrio che soprattutto quello che avevamo perso nella prima parte della gara e che devo dire domenica, lavorando bene in settimana, siamo riusciti a trovare. Prossimo turno. Prossimo turno giochiamo all'Ariano. L'Ariano in queste partite è stato un po' altalenante, perché la prima ha giocato in trasferta ad Arsena pareggiando una buona gara e poi ha fatto un 2-2, dicevo prima, con Nettuno, però domenica insomma ha preso una partita un po' strana, perché 4-1 sicuramente contro un giocatore, contro una squadra importante, perché l'Anzio in settimana ha messo dentro giocatori importanti, quindi l'attaccante si è tentato, quindi Barile, quindi penso che al di là che l'Anzio sia stato affossato, ma anche devo dire che l'Ariano insomma sono qualche allenante, sicuramente in casa loro cercheranno di farsi rispettare, ma insomma siamo una compagine che non possiamo permetterci di guardare casa o fuori. Dobbiamo andare su tutti i campi a giocarci alla viso aperto, come sono le nostre caratteristiche, con grande rispetto da parte di tutti, ma senza paura di nessuno. Ultimissima domanda, Ciampino non perde cocco comunque. Ciampino è una squadra, non mi sorprende perché tra addetti ai lavori insomma si parlava più o meno delle squadre che potevano in qualche modo galleggiare dalle prime in classifica. Insomma, il Ciampino è stato da parte di tutti noi, insomma, anche candidato come una squadra importante. I risultati in queste che domando, poi insomma, quando ti metti in organico gente come Macioc, come tornatore, come Martino, insomma, non puoi dire che lotti per salvarti. È normale che loro cercheranno in tutti i modi di mantenere quanto è più possibile questo profilo basso, però insomma, chi fa calcio e chi conosce le squadre sa benissimo che il Ciampino è stato costruito per vincere. Prossimo turno piuttosto semplice, almeno sulla carta, sia per quanto riguarda il Gaeta che il Minturno. Infatti la squadra di Melchionna sarà ospite all'Ariano, penultimo con 2 punti, mentre la squadra di Pernice dovrà affrontare l'Arce, ultimo in classifica. Andiamo avanti perché se a Sparta ride, Atene questa volta gli tocca piangere, visto che l'Itri è uscita sconfitta contro la Vissi Artena per 3-2. Noi andiamo a vedere l'intervista telefonica realizzata all'allenatore dell'Itri, Parisella, sempre di Felice Pantanella. Al telefono con Alessandro Parisella, allenatore della Nuova Itri. Ancora una trasferta sfortunata, una sconfitta che comunque probabilmente non ci voleva, ma comunque bisogna reagirla. Com'è andata, mister Domenica? Niente, alla squadra bisognerebbe avere niente. Purtroppo siamo capitati in una giornata negativa per quanto riguarda l'arbitro. Io non mi sono mai lamentato in questi anni da quando faccio l'allenatore. Questo è quello che ho visto ieri, mi pare dell'indescrivibile nel secondo tempo. Cambiato atteggiamento, dopo 4 minuti ci ha fatto rimanere, dopo 4 minuti di secondo tempo ci ha fatto rimanere in 10 e per un fallo che di ammonizione non c'era assolutamente niente.
abbiamo subito il gol del 3-1, un nostro fallo avversario, abbiamo preso il contropiede e all'ultimo minuto del recupero sul 3-2 tiro in porta, palla presa con la mano, il rigore è nettissimo e non c'è stato dato, quindi tutto questo purtroppo è pesato nell'andamento della squadra, perché stavamo bene in campo, avevamo messo in difficoltà all'Artena, una squadra allenata bene, messa bene in campo. Purtroppo una nostra disattenzione ha permesso a loro di fare il calcio di rigore, quindi questo è l'unico errore che posso recriminare ai miei giocatori. Però tutto sommato bisogna reagire, bisogna pensare che comunque il campionato deve andare avanti, la squadra è in forma, la squadra sta bene, quindi su questo bisogna lavorarci e commettere i meno errori possibili. Prossimo turno in casa, credo, no? Sì, noi giochiamo con Lancia, una squadra che domenica ha vinto 4, quindi per chi c'è stato entusiasmo per il campionato, comunque loro dopo due sconfitte vogliono continuare a fare sulla vittoria di domenica. Attenderà adesso quello che può essere già visto come uno scontro diretto, anche se siamo solo alla terza di campionato, per la squadra di Parisella che andrà a giocare contro Lanzio Calcio, squadra a 3 punti così come la formazione idrana. Cambiamo categoria, scendiamo di una casella perché è iniziato il campionato di promozione. Inizio felice per quello che riguarda il Formia di Rosolino che batte 2-1 in trasferta il Boville con le reti in rimonta, tutte nel secondo tempo di Foti e di Imbriaco. Adesso la seconda partita sarà contro l'Arpino, squadra che ha a sua volta vinto la prima partita di questo campionato. Ci tocca scendere ancora una volta di una casella perché ci sono i preparativi ormai in piena fase di finalizzazione per la prima categoria. Noi abbiamo seguito attentamente la preparazione del Don Bosco con l'intervista a Marco Fantasia di Enrico Duratorre, che andiamo a vedere adesso. Marco Fantasia, PGS Don Bosco, nuova squadra, nuovo allenatore, come parte questo nuovo campionato? Campionato parte diciamo un po' in salita per il livello di ragazzi che abbiamo in rosa, una squadra molto giovane che però penso che risponderà molto bene in campo, credo che ci toglieremo tante soddisfazioni, spero e lo penso. Il campionato di prima categoria con squadre, parecchie squadre pontine, quindi tanti derby. Sì, tanti derby, però questa cosa non ci deve fare impensierire perché andremo ogni giorno in campo, ogni domenica, cercando di dare sempre il massimo e credo che veramente faremo un bel campionato. Il campo spero che giocheremo a Ricinello o in alternativa un campo in erba dove potremmo far evidenziare le nostre potenzialità, quella di giocare su un campo largo, di giocare a pallone soprattutto, che l'anno scorso ci è stato un po' diciamo non data la possibilità. L'arrivo del nuovo allenatore, che comunque è stato per voi il capitano di tante battaglie, ha dato nuovo entusiasmo? Tantissimo entusiasmo, è una persona che veramente dà l'anima come giocatore, come allenatore darà il massimo e abbiamo veramente tanta fiducia in lui, sia io come capitano che tutto il resto della squadra, è veramente un punto di riferimento. Tanti derby quest'anno, qual è il livello del campionato di prima categoria? Come gli altri 2 anni sarà un anno veramente abbastanza difficile, il livello è alto se non altissimo, sono giocatori che sono scesi di categoria e quindi questa prima categoria è piena di talenti e di persone, di ragazzi veramente bravi, quindi sarà una lotta con tutte le squadre. L'obiettivo minimo è la salvezza, poi vediamo quello che riusciamo a fare col tempo, però già salvarsi con 4-5 giornate di anticipo sarebbe veramente il massimo, senza arrivare fino in fondo come ogni anno con l'ansia di doversi salvare. Speriamo di una salvezza abbastanza tranquilla. Per
ridimensioniamo appena appena quello che riguarda il rettangolo di gioco, perché dal calcio a 11 passiamo al calcio a 5, o meglio al futsal, perché impazzano i preparativi per l'inizio della stagione. Noi, così come abbiamo fatto per la Don Bosco, andiamo a vedere il servizio di Enrico Duratore sulla presentazione di una delle squadre coinvolte appunto nel campionato di calcio a 5, la Bis Fundi. Allora, siamo con Emilio Cibelli al termine della presentazione delle due squadre della Bis Fundi maschile e femminile. Lui giustamente è il DS della maschile, ma l'allenatore della femminile. Sicuramente quest'anno sarà duro, ma è un bello stimolo, credo, no? Sì, innanzitutto salve a tutti. Quest'anno sarà sicuramente un campionato molto importante. E comunque andremo a rappresentare diciamo Fondi in tutta l'Italia, quindi a livello di impegni sono sempre maggiori. Orgoglio per me, perché comunque allenare una squadra fondana a questi livelli sicuramente è motivo di soddisfazione. Nel momento in cui vi hanno chiamato perché c'era un posto libero, qual è stato il momento? Comunque è stato un momento difficile, oppure avete deciso subito di fare la domanda di Pescaccio? Diciamo che noi l'anno scorso abbiamo finito il campionato che all'ultima giornata ci trovavamo comunque al terzo posto, che comunque dava l'accesso a disputare i playoff, e quindi comunque già là è nata l'idea comunque di provarci e riuscire ad arrivare già l'anno scorso a questo tipo di traguardo. Poi c'è stata comunque la possibilità di magari di fare la domanda di pescaggio, quindi noi ci siamo fatti trovare pronti comunque a questa idea e abbiamo deciso di fare la Serie A. Allora, adesso parliamo a livello tecnico della squadra. Il campionato, immagino che, a parte la battuta che hai fatto col presentatore, penso che l'hai studiato, sai giustamente qual è la squadra, le squadre che puntano alla vittoria. La Bis Fondi, come primo approccio, che ruolo potrà avere? Insomma, anche perché credo che hai fatto un mercato di alcuni elementi per garantirti perlomeno la salvezza, credo. Sì, l'obiettivo nostro comunque è la salvezza, e abbiamo comunque allestito una rosa che ci permette magari di giocare la categoria, e noi ci proviamo. Il nostro obiettivo rimane sempre la salvezza, quindi poi magari il campo ci dirà qualche altra cosa, noi ci faremo trovare pronti a qualsiasi tipo di obiettivo. Ultimissima domanda: sei riuscito a portarti nella tua Bis Fondi un tuo maestro di calcio a 5, Maurizio Giovannone? Maurizio, bellissima persona, grande uomo e uomo di sport. È bastato pure con lui magari farci una chiacchierata tra amici di vecchia data per poter magari creare un progetto e ripartire insieme, facendo comunque un progetto importante, quello magari di far crescere i ragazzi, e sicuramente lui è l'uomo giusto per poter fare questo tipo di progetto. Ti hanno messo in mano un roster di ottimo livello, credo. Sì, decisamente sì, mi è stata affidata quest'anno una squadra dove si è alzato il livello tecnico tantissimo rispetto all'anno precedente. Diciamo che mi piace sempre far parlare il campo, perché con i nomi non si costruisce nulla e non si va da nessuna parte. È bene che parli il campo, sono comunque dei ragazzi che con la loro esperienza ci daranno sicuramente una grande mano. Ho visto già negli allenamenti che si mettono a disposizione del gruppo, dei compagni, sono ragazzi umili. E certamente quest'anno dovremo puntare in primis a fare un risultato migliore dello scorso anno, anche se l'anno scorso non era assolutamente da buttare via. E
presumo che forse è un campionato un po' più livellato rispetto a quello dell'anno scorso, le possibilità sono, diciamo, ridotte rispetto all'anno precedente, perché quest'anno, almeno come ho visto il comunicato, sale la prima e fanno i play-off la seconda e la terza. Scendono due squadre dall'ottava alla dodicesima, faranno i play-out, pertanto il campionato è un po' più difficile rispetto all'anno scorso. Noi ci proveremo a farci trovare pronti per strada facendo a raggiungere quel traguardo che forse più ci compete a livello di nomi, attenzione, a livello di nomi, ma non come, ancora come gioco, perché c'è tanto da lavorare. Vediamo un attimino strada facendo, vediamo dove siamo strada facendo e poi faremo le nostre valutazioni. Parliamo adesso, abbiamo chiuso questa parte, parliamo proprio del campionato. Sabato prossimo parte e voi andate su un campo non certo facilissimo, ma perlomeno come struttura, non tanto per il discorso tecnico, ripeto, la vista fondo non dovrebbe avere paura di nessuno, però è chiaro, giocare lì a Privernum è sempre complicato. Partiamo da questo presupposto che la Visse Fondi non ha paura di nessuno, ma rispetto comunque per tutti. Andremo a giocare da una struttura molto molto difficile, non solo per noi ma per tutti, perché è una struttura piccolissima. Magari con il nostro modo di giocare potremmo trovare pure delle difficoltà. Cercheremo in questa settimana, con tre allenamenti, di lavorare soprattutto per poter cercare di fare il risultato, ripeto, in un campo difficilissimo come quello di Privernum. Chiudiamo l'intervista. Per te chi è la squadra che saranno lì sopra, a parte la Visfondi, altre squadre che secondo te punteranno alla vittoria? Le squadre che punteranno alla vittoria, io non so se, ma sono sicuro che voi avete sentito anche gli altri roster. Abbiamo il Minturno, che non partecipa mai per caso ai campionati, già gira voce che ha dei professionisti stranieri che hanno militato anche in Serie A, e pertanto il Minturno è una delle candidate. Il dopolavoro ferroviario, che il DLF con un grande allenatore ha costruito un roster di tutto rispetto, anzi di più di tutto rispetto, che puntano sicuramente alla vittoria finale del campionato, non per i playoff. C'è lo Sporting Giovane Risorse, ci siamo noi, perché no? Forse mi dimentico qualcuno, Real Podgora. Ci sono squadre che comunque non siamo noi da soli che dobbiamo, noi ce la metteremo tutta, ma non siamo da soli. Parliamo adesso di Serie A femminile, una bella storia insomma, no? Bella storia, buonasera. Allora, Marica Colantuono è stata quella che insieme a tante altre ragazze della Serie C hanno messo in atto questa salita in Serie A. Chiaramente ci ha messo la mano la società, ma anche voi sul campo siete arrivate terze e ci è mancato poco insomma direttamente. Sì, diciamo che è stato un bel percorso averlo fatto dalla Serie D, la Serie C, e oggi essere arrivati qui in Serie A, diciamo, è già una bella soddisfazione. Lo prendiamo sicuramente come punto di partenza, però per me dalla Serie D alla Serie A è una bella cosa, con la stessa maglia, gli stessi colori, una bella soddisfazione. A parte il mercato che è stato fatto dalla società con qualche giocatrice di qualità proveniente da altre categorie, ma ho visto che comunque Cibelli e la sua società hanno messo mano anche a ragazze provenienti da categorie superiori. Potrebbe essere più stimolante secondo te? È sicuramente più stimolante, comunque allenarti con delle persone che hanno sempre giocato in categorie superiori è stimolante, molto molto stimolante. I nuovi acquisti si sono integrati molto bene, è sicuramente l'allenamento più stimolante. Cibelli come si comporta? Cibelli si comporta bene, si comporta bene. Senti, a livello tecnico vi ha detto qualcosa Emilio Cibelli sul prossimo campionato di Serie A? Quale potrebbe essere la formazione che vincerà il campionato? E voi se riuscirete, non so riuscire, se comunque con questo mercato vi potete garantire la salvezza in tempi brevi? Sicuramente noi puntiamo alla salvezza, l'obiettivo è quello della salvezza. Molto sì, l'obiettivo è quello della salvezza, però ci mettiamo del nostro, sicuramente ce la giochiamo, ce la giocheremo. Una bella carrellata. Adesso parliamo di settore giovanile con Carmine Napolitano, che è il mister l'anno scorso della formazione allievi dell'Old Ranch 97. Che succede quest'anno? Si chiama Visfondi.
Sì, come ho avuto modo di dire durante la presentazione della squadra, quest'anno abbiamo deciso di comune accordo con il presidente dell'Old Ranch, Maurizio Giovannoni, di unire le forze. La prima squadra dell'Old Ranch in realtà era già dall'anno scorso che purtroppo non aveva più partecipato a questo campionato, però c'era la squadra giovanile degli allievi. Quest'anno, per dare ancora più forza a questo progetto, abbiamo trovato nei dirigenti della Visfondi una grande disponibilità e così abbiamo deciso di iniziare un percorso insieme per rendere ancora più forte il settore giovanile, formando sia la squadra allievi ma anche la squadra juniores, che sarà affidata a Matteo Di Martino, che pur alla sua prima esperienza è comunque un ex giocatore di Serie B. È Giovannone a fare scuola calcio? Sì, Maurizio Giovannoni sarà una sorta di supervisore della scuola calcio, lui ha un'esperienza decennale, posso dire, con i ragazzini, perché lo ha fatto per tanti anni nelle fila del Fondi Calcio e adesso avrà l'opportunità di farlo anche nel calcio a 5, un desiderio che in realtà lui aveva già da molti anni e che finalmente quest'anno può portare a termine. Però chiaramente se ci sarà da dare una mano anche a noi ragazzi del settore giovanile lo farà sicuramente, perché come ben sai ha allenato prime squadre di calcio a 5 per tanti anni. Chiudiamo questa carrellata di interviste qui dopo la presentazione della Visfondi maschile e femminile, abbiamo il presidente della Visfondi, Giovanni Fidaleo. Allora a lui chiediamo un po' il progetto, che mi sembra che sia sicuramente importante e ambizioso, no? Sì, il progetto è sicuramente importante e ambizioso e siamo stati molto contenti dei risultati che i ragazzi hanno ottenuto. Ne eravamo sicuri, perché la passione che c'è attorno a tutte le squadre e al gruppo è tanta e quindi il tanto lavoro ha portato ottimi risultati e speriamo che comunque tanti ne arrivino ancora. La dimostrazione è che comunque anche questa presentazione fatta in modo sicuramente tranquillo, presentare una squadra che comunque si programma il futuro con calma, no? Sì, si programma il futuro con calma, con le squadre che già militano, quella femminile in campionati altissimi, anche quella maschile, e poi con la crescita dei ragazzi del vivaio, che è visto sia come un momento per i ragazzi di approcciarsi allo sport, sia comunque con un lavoro serio e deciso per poter avere anche dei buoni risultati sotto l'ambito sportivo. Quindi sia al lato umano sia al lato sportivo molto importanti per questa società. L'unico problema è che col fatto che sono tante società di calcetto a fondi, il parasport forse non basta più. Sì, perché è l'unica struttura che si può utilizzare qui, infatti avremmo bisogno a fondi, vista la moltitudine di società che si approcciano allo sport, di qualche struttura un po' più attrezzata, anche perché i progetti, la voglia, la passione c'è, soprattutto di questa società della quale sono presidente onorario, si vede, è tangibile, quindi le infrastrutture dovrebbero anche assecondare, seguire e agevolare tutto quello che sia un po' la voglia dei ragazzi di fare bene e di crescere. Perché a livello di programmazione si è riusciti, questa è una cosa che mi viene naturalmente, perché conoscendo Giovannoni da tanti anni, riuscire a portarsi Giovannoni in una società che lui aveva creato da 10 anni è anche un bel... sì, perché comunque il progetto piace anche a Giovannoni. È un progetto fondato secondo me più che su qualcosa di aleatorio, veramente sul lavoro, sulla passione, sulla dedizione, è qualcosa di molto molto importante al giorno d'oggi, dove tante società si approcciano allo sport più per scopi economici che per altro. Questa Visfondi invece con le sue squadre è veramente il frutto della passione degli organizzatori, dei dirigenti che ci mettono l'anima veramente ogni giorno per questi ragazzi, e i ragazzi stanno ricambiando molto bene tutto questo. Preparazioni ultimate ormai anche per squadre che riguardano altri sport. Noi cominciamo con il basket, perché in attesa dell'inizio delle ostilità il 27, dove lo Scauri affronterà il Dynamic Venafro e mentre il Fondi dovrà affrontare il Palestrina, è finita proprio la serie di amichevoli del basket Scauri, che ha chiuso con 2 vittorie questo giro di preparazione appunto.
La vittoria prima contro appunto il Fondi per 76-60, mentre uscita sconfitta ancora una volta contro la formazione scaurese il San Michele Maddaloni per 90-70. Sfide quindi positive per quello che riguarda il basket scauri, che ha vinto quasi tutti i confronti con squadre che dovrà affrontare proprio durante il campionato di Serie B. C'è stata la presentazione anche della pallavolo Minturno, che vedrà il campionato cominciare solamente nel mese prossimo, ma che presenterà la squadra, la rosa con cui comincerà il campionato di Serie B nel centro Iteca Panorama sempre il 27, giornata pienissima quella di domenica. Cambiamo completamente argomento, anche se non più di tanto perché si tratta sempre di giochi di mani. L'handball Serie A Girone C, dove è iniziato finalmente il campionato, è iniziato in maniera positiva per le squadre del nostro territorio, perché il Gaeta di Damiano Maceri ha battuto l'Enna per 33-29 e si trova adesso al primo posto in classifica assieme al Fondi, che ha battuto la Lazio per 30-22. Noi andiamo a vedere le interviste realizzate da Fondi Web TV a mister Giacinto De Santis e a Tobia Pisani. E con noi il tecnico dell'HC Banca Popolare di Fondi, Giacinto De Santis. Ci dicono di un De Santis particolarmente arrabbiato alla fine del match. Ci sta, avevamo preparato la partita non nel migliore dei modi, visto le vicissitudini della squadra avversaria. La nostra squadra non ha giocato bene, è vero anche che eravamo abbastanza carichi, non avevamo scaricato benissimo, anche perché non sapevamo fino all'ultimo momento se questa partita si giocasse oppure meno. E quindi i ragazzi stavano belli carichi, abbiamo fatto un lavoro molto importante in fase di preparazione e questo si è visto nella durata. È chiaro che non erano ancora scarichi molto leggeri, la squadra Lazio non ha fatto una preparazione specifica, quindi erano molto più leggeri e questo poi soprattutto all'inizio si è visto. Non mi è piaciuta, ecco, la mentalità con cui siamo scesi in campo. Non era facile, perché fino a martedì di questa settimana non sapevamo se giocare o meno, per cui con questo è difficile preparare una partita, però i ragazzi devono essere più pronti e preparati mentalmente se vogliamo arrivare in alto, altrimenti ecco, rischiamo di fare brutte figure. Oggi abbiamo vinto perché insomma, l'avversario non era un avversario di spessore, una buona squadra ma non un avversario di spessore, per cui ecco, con il minimo sforzo abbiamo raggiunto il massimo risultato. Bene, noi lo dicevamo anche con Pisani poco fa, qualche cosa che non è andata si è vista soprattutto in difesa, probabilmente era anche in riferimento a quello che ci hai appena detto, è un problema di preparazione, quindi di carichi. Sì, un po' troppo statici sulle gambe, non avevamo fluidità di movimento, poco dinamismo, poca collaborazione, copertura 2 con il pivot, insomma, diciamo sono mancate queste cose, che è frutto anche di una... Le gambe ancora abbastanza dure, stiamo sciogliendo, già da sabato ci attenderà un match molto complicato a Benevento, per cui siamo fiduciosi perché sappiamo che la squadra si sta allenando bene, i test sono stati ottimi, per cui dobbiamo solo continuare a lavorare, scaricare e adesso preparare le partite una alla volta e vedere un po' quello che riusciamo a fare. Le tue impressioni a questo punto, stagione appena iniziata, anche con l'innesto di Pisani, dove potrà arrivare la tua squadra? Allora, io credo che qualitativamente questa squadra è migliore dell'anno scorso, è un roster più completo su tutti i reparti, abbiamo qualità abbinata con la quantità, il che non guasta, abbiamo tanti doppioni, così non possiamo ruotare abbastanza e giocare veloce. Però ecco, per giocare veloce ci vuole testa e gambe. Oggi gambe non c'erano, una testa anì, per cui abbiamo visto quello che è successo. Ma non è da buttare, perché insomma, non è facile giocare queste partite, è una buona vittoria. Devo fare complimenti comunque ai ragazzi per quello che stanno facendo. E poi da sabato ci sarà un'altra partita, dico, importante. Ripeto, il roster è importante, ci sta, la squadra lo sa, i ragazzi lo sanno, per cui noi siamo consapevoli della nostra forza. Dobbiamo vedere partita dopo partita dove riusciamo ad arrivare, questo poi è importante. Già dopo il giorno d'andata potremo tracciare una linea e dire ci siamo oppure c'è ancora da lavorare. Siamo in compagnia dell'ultimo arrivato in casacca rosso-blu, si tratta del terzino veneto Tobia Pisani.
che ha deciso fortemente, ha voluto fortemente venire qui a Fondi. Noi naturalmente ne siamo contenti. Allora Tobia, la prima impressione ora che hai debuttato in casacca rosso-blu? Buonasera a tutti, l'impressione è ottima perché c'è un bellissimo ambiente per giocare, un bel palazzetto, tanta gente, un bellissimo gruppo, per cui sì, l'impressione è davvero buona. C'è da dire sì, che invece purtroppo la partita non è stata delle migliori, perché siamo entrati un po' scarichi forse, con la consapevolezza di essere superiori, però bisogna dimostrarlo poi sul campo. E di conseguenza bisogna dire bravi alla Lazio, che sono entrati invece con lo spirito giusto e hanno giocato pallone su pallone. Certo, noi dobbiamo cercare di migliorare, e per il proseguo del campionato l'augurio è quello di migliorare l'approccio e migliorare le collaborazioni tra di noi, insomma. Certo, a parte che per Tobia è stata anche la partita dell'ex, perché lo scorso anno era proprio con la Lazio. E poi dalla tribuna abbiamo notato che in qualche modo qualcosa in difesa non ha funzionato benissimo per quanto riguarda il Fondi. Sei dello stesso parere? Sì, assolutamente sì, perché penso che la difesa sia per la maggior parte testa, nel senso voglia di stare lì e di rincorrere l'attaccante e un'azione di seguito all'altra. E quindi, non avendo avuto l'approccio giusto, penso che il problema sia stato principalmente quello, ma sono sicuro, insomma, che l'organico è molto buono e che piano piano miglioreremo seguendo le indicazioni del mister, che giustamente era molto arrabbiato, ma avremo modo di ripagarlo, insomma, in seguito, speriamo. Si chiude qui quindi questa settimana molto positiva per le nostre squadre, e si chiude qui anche questa puntata di Overtime, che dovrebbe essere, sarà sicuramente l'ultima per quello che riguarda il format a cui siete abituati, perché Telegolfo ha pronta per voi una serie di notizie, di sorprese, niente male, perché il programma si triplicherà addirittura. Non vi anticipiamo nulla, vi lasciamo con la sorpresa di guardare con i vostri occhi quello che la nostra emittente ha in serbo per voi. Da Davide Guzzardi un abbraccio e un saluto, vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana.